qui dentro troverà, oltre a un contributo tecnico, specifico, professionale da parte del medico, personale specializzato della squadra mobile della divisione anticrimine, che potrà indirizzare la persona spiegando quali sono le iniziative e comunque gli interventi che può richiedere all'amministrazione della pubblica sicurezza. È sceso in campo, anzi in piazza, il camper antiviolenza della Polizia di Stato per il suo debutto nell'Aretino. Un progetto di informazione e prevenzione volto al contrasto del fenomeno della violenza di genere che mira il contatto diretto con le potenziali vittime grazie ad una postazione mobile collocata proprio nel cuore della città, offrendo anche il supporto di un'equipe multidisciplinare che vede accanto al corpo della Polizia di Stato l'Associazione Pronto Donna e l'Associazione Tecnica. Il riscontro è stato forte, si sono fermate persone di ogni età, da una tredicenne ragazzina appena fatta a una 87enne, credo, arzillissima, la donna più anziana che abbiamo intervistato questa mattina, a cui abbiamo dato informazioni. La maggior parte di loro ci ha chiesto quali fossero i rimedi alla violenza, dopo aver compreso che cosa fosse la manifestazione, perché si trattasse, perché questo non fosse amore, qual era l'aspetto che non doveva essere amore. L'informazione credo si vada rivolta anche a tutti, anche perché oggi ci sono degli strumenti normativi che vanno spiegati, vanno rappresentati, perché possono consentire alle autorità di intervenire con una immediatezza che può essere molte volte fondamentale per migliorare o per stoppare situazioni che possono prendere delle strade decisamente poco ortodosse. Le prime tappe del progetto Camper, che ha scelto come slogan "Questo non è amore", sono state la zona Giotto e piazza San Jacopo, dove il servizio tornerà ad essere attivo ogni primo sabato dei mesi di luglio, agosto e settembre, per poi spostarsi il terzo sabato nella provincia di Arezzo, rispettivamente nei comuni di Montevarchi, San Sepolcro e Cortona.